Questa è la linea della tua vita. Ora stai nel presente. Dietro c'è il tuo passato e davanti a te c'è il tuo futuro. Se chiedi a te stesso quale vuoi che sia il tuo futuro, è facile che la tua risposta sia: non lo so, non ne ho idea. Quello che sarà non credo mi serva. È normale che tu sappia cosa ti piace e cosa non ti piace nel tuo presente. E se ti fermi a pensare, scopri anche quello che ti è piaciuto o non ti è piaciuto nel tuo passato. E se non te lo chiedi, è possibile che l'incognita del tuo futuro rimanga. In generale, quando siamo piccoli, ci insegnano molte cose, ma non ci insegnano ad avere fiducia in noi stessi. Credere in sé e avere chiaro ciò che si vuole può essere ottenuto in molti modi. Figlio, quello che devi fare è lavorare duro, sacrificarti e accettare il tuo destino. Sognare ad occhi aperti è una perdita di tempo. E forse ti potrà capitare che qualcuno ti ricordi che è come nel racconto della mucca, curiosa favola che qualcuno ha inventato per dimostrare che l'imprevedibile può accadere. È un peccato, perché in realtà il modo per raggiungere la tua meta è sognare quello che vuoi, pianificare le scadenze per raggiungere il tuo sogno e anche lavorare duro per raggiungerlo. Ti può andare molto bene nel futuro. Tutto dipende da quello che tu stesso crei. La prima cosa che devi fare è prendere coscienza di qualche utile concetto, capirlo e metterlo in pratica. Iniziamo dal concetto di zona di comfort. Questa è la zona metaforica in cui stai quando ti muovi in un ambiente familiare. In quella zona le cose che hai intorno ti appaiono conosciute e confortevoli, sia che ti piacciono o no. Per esempio, stare ogni giorno intrappolato nel traffico è stare dentro la tua zona di comfort, perché questo è quello che conosci. Se il tuo capo se la prende con te al lavoro, è zona di comfort, perché questo è quello che conosci. Se discuti con il tuo partner, è zona di comfort, perché questo è quello che conosci. Le tue abitudini, la tua routine, le tue abilità, le tue conoscenze, le tue attitudini, i tuoi comportamenti, anche loro fanno parte della tua zona di comfort. Intorno alla zona di comfort sta la zona dell'apprendimento. Questa è la zona in cui ci sono cose per ampliare la tua visione del mondo. Succede quando impari nuove lingue, fai viaggi in paesi sconosciuti, provi nuove sensazioni, arricchisci il tuo punto di vista, modifichi le tue abitudini, conosci altre culture o incontri altri nuovi clienti. Questa è la zona in cui osservare, sperimentare, comparare, apprendere. Ci sono persone che si appassionano a questo e pertanto frequentano la loro zona di apprendimento. Ci sono altri invece che non la amano e per evitarla si muovono unicamente dentro la zona di comfort. Uscire da quella zona lo considerano un pericolo. Ma oltre alla zona di apprendimento sta quella che chiamiamo la zona di panico o zona di nuove esperienze. Quelli che non ci vogliono andare e che mai ci andranno dicono che quella è la zona dove possono accadere cose gravissime. È come Finisterre, più in là finisce il mondo e accadono cose terribili. E se vi va male? Sì, però, e se mi va bene? Quest'ultima cosa la dicono solo coloro che considerano che questa zona è in realtà la zona magica, la zona in cui possono accadere cose meravigliose, che non si conoscono perché non ci siamo ancora stati. È la zona delle grandi sfide. Ci sono persone che credono che se si entra nella zona magica non si può tornare indietro, perché la zona di comfort scompare. Questo è falso. Quando si entra nella zona magica, quello che succede è che si allarga la zona di comfort e di apprendimento. Cambiare non significa perdere ciò che sia, significa guadagnare. Il cambiamento, in realtà, è sviluppo. Questo può sembrare paura dell'ignoto, ma in realtà è paura di perdere ciò che abbiamo o, anche peggio, di perdere ciò che siamo. Gli elementi da tenere in conto sono la tensione emotiva e la tensione creativa, che operano come due forze opposte. La prima ti tirerà verso la tua zona di comfort, la seconda ti tirerà per avanzare verso l'esterno. Per poter avanzare è necessario fare in modo che la tua motivazione ne esca vittoriosa contro la tua paura. Pertanto, devi lavorare per superare la tensione emotiva e soprattutto superare la paura di uscire dalla tua zona di comfort. Paura di quello che diranno, paura di fallire, paura del ridicolo e della vergogna. Dovrai imparare a riconoscerla e ad affrontarla. Ti chiedi come puoi fare? Credi in te stesso.
tu devi essere il protagonista della tua vita. Quello che tu non riuscirai ad avere, probabilmente lo avrà un altro al posto tuo. Contrastare correttamente le tue paure farà crescere la tua autostima e questa ti darà una nuova visione della realtà, piena di opportunità. Così potrai essere fermo nel tuo obiettivo, aver chiaro qual è il tuo sogno, cercare il che cosa ti motiva e poi comparare questo con il tuo destino. Ed è facile provare mille dubbi, è normale. Stai prendendo coscienza di che cosa manca per imparare. Ti sarà utile ricordare le tue origini, i tuoi valori, i tuoi principi e riflettere sopra la tua missione personale della vita. Per aiutarti a mantenere la tensione creativa e non cedere alla tensione emotiva, sarà opportuno pensare alla tua visione personale, che è molto oltre il tuo sogno, perché li vuoi conquistare i tuoi sogni. Quando trasformi i tuoi pregiudizi limitanti, quanto confidi in te e nel tuo sogno, quando capisci cosa e come fare, allora sarà giunto il momento di passare l'azione e di uscire dalla tua zona di comfort, di sperimentare il piacere di capire come raggiungere il tuo sogno. È possibile che all'inizio ti senta poco competente e vulnerabile e pensi che non sia rischioso. Non succede niente, sei umano e se non sai, stai imparando e questa è una cosa buona. Stai avanzando verso il tuo sogno. Quello che ti manca per cominciare è recuperare la tua sensazione di competenza. Ritorna alla tua zona di comfort per recuperare le capacità personali che senza dubbio hai e che per la fretta hai dimenticato di utilizzare. Prendi quello che ti serve dalla tua preparazione. Confida nel tuo obiettivo. Prepara bene la tua strategia. Sii perseverante e positivo. E prima di quanto immagini, il tuo sogno si sarà realizzato. Sei pronto a sognare?